Nei primi 3 mesi dell'anno 41 sforamenti, il limite annuale è di 35. È il dato che spinge gli esperti, autori del rilevamento, a definire drammatico il livello di polveri sottili nell'aria a Venafro. Partito lo scorso dicembre ed aggiornato in tempo reale, l'esito del monitoraggio presentato stamattina da Partecipazione Democratica e Meteo in Molise sono le associazioni che hanno finanziato l'acquisto e l'installazione delle centraline di rilevamento posizionate lungo la trafficata via Campania e nel cuore del centro storico in via Duomo. Vanno ad aggiungersi a quelle tra virgolette istituzionali dell'ARPA. Mettendo insieme le due stazioni di riferimento, quella di via Colonia Giulia, via Campania e quella del centro storico, i dati che purtroppo immaginavamo, ma non così difficili e così drammatici, sono dati che ci riportano ad una dura realtà. La realtà è quella che l'area di Venafro, salvo qualche eccezione, è particolarmente inquinata. Quali siano le cause, questo ancora è impossibile dirlo, però diciamo che se non partiamo dal monitoraggio difficilmente arriviamo poi ad avere una soluzione. Nel centro storico, naturalmente, il traffico veicolare è pressoché inesistente. Dunque, come si spiega questo dato? Evidentemente ci sono altri fattori che possono essere quelli del riscaldamento, possono essere quelli del camino, possono essere anche dei fuochi accesi in area circostante che comunque danno luogo poi ad un valore di riferimento molto elevato rispetto alla media. Rispetto alle centraline ARPA, dalle vostre cosa emerge? I dati sono sostanzialmente in linea? Ecco, facciamo una premessa. Noi effettuiamo ad oggi un monitoraggio praticamente costante di circa ogni 2 minuti. L'unico dato di riferimento possibile con le centraline ARPA è quello della media e il dato medio dell'ARPA rispetto al dato medio che arriva dalle nostre centraline è sostanzialmente molto molto assimilabile perché lo scostamento non è significativo perché il delta che hanno le due centraline è inferiore a 8, a 9, quindi diciamo che stiamo parlando di valori che in ogni caso sono superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa. Tra i non certo numerosi presenti, esponenti delle Mamme per la Salute e l'Ambiente, l'associazione da anni impegnata nella lotta contro l'inquinamento del territorio. Proprio da loro, a microfoni spenti, rimarcata con un certo disappunto la mancata partecipazione popolare su una questione che in realtà riguarda tutti gli abitanti della piana. E in attesa di capirne le cause, la risposta a contrasto degli elevati livelli di emissioni va data insieme da istituzioni e cittadini. Ne è convinto il dottor Leo Terzano di Europa Verde. Chi dovrebbe darla questa risposta? Allora, la risposta va data congiuntamente dalle amministrazioni e dai cittadini, perché noi dobbiamo parlare dal punto di vista politico di una vera e propria conversione ecologica. Cioè, noi non possiamo pensare di continuare tutti i giorni a fare le stesse cose che abbiamo fatto ieri, perché questo significa continuare a danneggiare la salute e l'ambiente. Allora, la conversione ecologica significa cambiare completamente i nostri ritmi e i nostri stili di vita. Noi dobbiamo pensare piuttosto a una qualità della nostra vita, dei rapporti sociali, piuttosto che a un consumismo sfrenato, così come ci ha insegnato un sistema che non regge più, perché continuare in questo modo significa andare verso la distruzione del pianeta e della popolazione.